Rabino di Segni, chi era l'uomo Ovadia Iosef, chi era il rabbino Ovadia Iosef? Partiamo dall'uomo. È stata una personalità eccezionale, un uomo dotato di genialità di studio, che si è dedicato intensamente allo studio della Torah, con erudizione enorme, e ha prodotto libri, scuola, e quindi è stato un maestro dal punto di vista, diciamo, tecnico. Dopodiché su questo si è creata una solidità di impianto tale che ha creato una rivoluzione sociale nello Stato di Israele. E la rivoluzione è dovuta al fatto che ai suoi tempi, prima che ci fosse lui, tutto il mondo sefardita si trovava sottoposto in qualche modo culturalmente, politicamente, socialmente al mondo ashkenazita, ebraico, di origine dell'Europa orientale, che detenevano tutta, diciamo, l'intelligenza e il potere, anche il potere tardivo, tutto quanto c'era, insomma, i posti di comando. Con lui la situazione si è capovolta, lui ha dimostrato che il mondo sefardita aveva tutta la forza per farlo, e quindi ha creato questa rivoluzione, ha ridato dignità al mondo sefardita. Lo testimonia il fatto che al suo funerale si parla di 800.000, per esempio, funerale peraltro non c'è un cuore, ecco, 800.000 presenti. Se pensiamo quante persone sono state al funerale di Giovanni Paolo II, per fare un confronto di del carismatici, quindi è impressionante far vedere qual era l'impatto di quest'uomo. Dal punto di vista umano, poi è un uomo che ha cercato di utilizzare, magari, certe asprezze, la sua dottrina in favore di disidratati, in favore di categorie deboli. Fanno storia, per esempio, le sue decisioni di consentire il matrimonio alle vedove non sicure dei soldati caduti nella guerra del 73, che secondo la legge ebraica rimangono sempre in posizione sospesa. Lui ha preso il coraggio di prendere decisioni importanti per sistemare delle situazioni penose, e questo ha fatto molto spesso. Che eredità lascia Ovadia Iosef? Lascia un mondo sefardita che ha riscoperto l'orgoglio, non l'orgoglio nel senso negativo del termine, ha riscoperto una forte identità ebraica tradizionale, la passione per gli studi, una rete scolastica vastissima e anche una forza politica non indifferente nello Stato di Israele. Un'ultima considerazione, il politico Ovadia Iosef. Il politico Ovadia Iosef appunto ha creato questo, grazie a uomini importanti che hanno capito il momento, si è creato una forza politica specifica che rappresenta gli interessi di un certo tipo di mondo sefardita, che un tempo era molto forte, adesso è in calo rispetto a, perché forse vuol dire che sono tutte, sono grandi trasformazioni, soprattutto in Israele, però incide notevolmente. C'è un'eredità che lascia al mondo non ebraico? Ma è difficilmente comparabile, perché, diciamo, lui ha rappresentato una forma di religiosità che è un po' diversa. Lui essenzialmente è religioso, studioso, erudito. Quindi questo tipo di capo carismatico è difficilmente riscontrabile, così come nelle altre regioni. Però c'è il fatto che ha rappresentato una tale guida spirituale in questo modo, che comunque è un modello interessante.